Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Prima di iniziare voglio intanto di scusarmi soprattutto con voi, per voi iscritti e per tutti, se oggi non ho pubblicato nulla perché sono stato fuori e quindi non ho avuto il tempo materiale per fare un video. Addirittura volevo portare altri contenuti, però a quanto pare questa notizia mi ha sconvolto un bel po'. Non so se sia vera o falsa, però ne voglio parlare con voi. E voglio anche che mi scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate voi iscritti o comunque tifosi dei Juventini e non. Allora, sicuramente come leggete dal titolo si parla che Juventus, cioè scusate, che si parla che Ronaldo a fine stagione dovrà lasciare la Juventus. Questo dipende da se la Juventus dovrà ribaltare, cioè riuscirà a ribaltare il risultato contro l'Atletico. Se riuscirà a ribaltare la partita, sicuramente Ronaldo magari avrà più speranze di vincere la Champions e quindi di portarla a casa per noi Juventini. Se non dovesse farcela, a quanto pare si dice che stia meditando l'addio, il che non lo biasimo. Ricordiamo che proprio un anno fa, precisamente vabbè, in estate, 10 luglio, Ronaldo arrivò alla Juve. Io non ci credevo, però è così, davvero non ci credevo, cioè, mi ha spiazzato. E quindi questo ovviamente ha portato beneficio sia, okay, per noi Juventini, ma anche per quanto riguarda al campionato di Serie A, perché ha aumentato ovviamente le visualizzazioni in tutto il mondo, ha portato soldi, particolarmente ha portato soldi e benessere, anzi non benessere, scusate, beneficio per quanto riguarda in termini monetari. Ora, dopo tutto questo, diciamo, accogliere Ronaldo, che è stato davvero uno shock comunque per noi Juventini, perché non ce l'aspettavamo, finalmente è arrivato il colpo del secolo. E fino a è proprio 6 mesi fa, ecco, lui ha firmato un contratto con la Juve che lo lega fino a quando lui si ritirerà, quindi per 4 anni, fino a 37 anni, 36-37 anni, quando poi si ritirerà. E guadagnerà, fatemi un po' i conti, guadagnerà più di 30 milioni a stagione. E ovviamente lui è diventato l'uomo immagine di tutta la Serie A. E già si pensa che stia addirittura militando un addio a giugno. Tutto, ripeto, dipende dal se la Juventus riuscirà a ribaltare il risultato. Ripeto, da una parte non lo biasimo, perché comunque per Ronaldo non vincere la Champions, vincere soltanto lo scudetto, che comunque la Juve vince tutti gli anni a mani basse, alla fine se dobbiamo vincere lo scudetto non ci serviva Ronaldo, questo è poco ma sicuro. E poi ovviamente la Supercoppa italiana, che ci ha fatto vincere senza dubbio, anzi lo ringrazio per questo, però non è il nostro obiettivo, è ovviamente vincere la Champions. Se non dovessimo vincere, per noi è, ripeto, secondo me stagione fallimentare. Non so cosa ne pensate voi, anzi scrivetelo, ripeto, nei commenti, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se sia un bene per lui. Per me non lo è. Per noi tifosi juventini, che noi abbiamo sperato in questo colpo del secolo, che tutti ci prendevate in giro, ah, viene qua la Juve per fare pensione, eppure non è così. Quindi non so come avete magari voi reagito per quanto riguarda l'arrivo di Ronaldo, specialmente chi non è juventino, e cosa avrà pensato. Ovviamente se la Juventus non dovrà vincere la Champions, saremo derisi tutta Italia, e su questo non ci piove, anzi mi prendo lo sfottò e dico avete ragione, perché se noi prendiamo i campioni per vincere la Champions e poi non siamo capaci, ecco il problema. Ora pongo una domanda a tutti voi e spero che comunque mi rispondete sinceramente. Secondo voi, di chi è la colpa? Perché adesso Ronaldo è arrivato 6 mesi fa e adesso vuole andare via? Cos'è che gli ha fatto cambiare idea da un momento all'altro? Ovviamente non sto parlando che ci sono delle vere e proprie, intanto, perché può essere anche una bufala, quindi non è che ho dei dati davvero soggettivi, comunque oggettivi anche nelle mani, che dicono che Ronaldo andrà via. È arrivata questa notizia e giustamente alcuni già ne stanno parlando, ne parleranno nelle prossime ore. Non so se sia vero o meno. Ronaldo dice lui stesso che sta bene alla Juve e vuole terminare la carriera qui. Però questa notizia ha scosso un po' tutti, perché penso che ormai siete al corrente di tutto, visto che utilizziamo social network.
Quindi ripongo la domanda: cosa ha fatto cambiare idea Ronaldo? Fatemelo sapere voi. Allora, dal mio modo di vedere, comunque, secondo me è stata non la società, ma l'allenatore Allegri. Allegri, io vi prego, cacciatemi questo allenatore perché non ne posso più. Non ne posso più. Davvero mi ha stufato. Mi ha letteralmente stufato. Ha reso Ronaldo un bidone. Voi immaginate l'anno scorso, o comunque le altre stagioni, Ronaldo, a parte i gol in campionato che comunque sono simili, senza dubbio, però guardatevi le partite dell'anno scorso in Liga e guardatevi quelle di quest'anno. Ronaldo è totalmente cambiato. Ronaldo non è più Ronaldo che c'era lì. Magari sarà, cioè, la classe non si discute, però prima era più finalizzatore. C'è Ronaldo. Dove si è visto mai che in Champions ha fatto un gol in 6 partite? Ma quando mai? Ma quando mai? L'anno scorso già a quest'ora almeno avrebbe fatto 6-7 gol, e ogni anno proprio in questo periodo già era 7 gol, 6 gol, o almeno come Messi. E invece ne ha fatti soltanto uno, ne ha fatto soltanto uno. Questo è perché l'allenatore purtroppo non capisce un cazzo di calcio, scusate se lo dico, ma secondo me non capisce un cazzo perché non sa dove metterlo, non sa uno schema, non sa nulla, e quindi questo ha portato a rendere Ronaldo un bidone, e quindi fin quando ci sarà lui, Allegri sulla panchina della Juventus, purtroppo Ronaldo se ne andrà, se ne va sicuro, perché dice o me ne vado io o se ne va lui, perché è normale, è normale. È una cosa che si vede dal punto proprio, lo vedi che proprio sta male, cioè, non, cioè, dove si è visto mai che Ronaldo deve andare a centrocampo a prendersi il pallone? Ma dove, dove, ma dove? Ma se voi guardate tutte le partite, dove si è visto mai che Ronaldo va a prendersi la palla dal centrocampo e poi la deve portare in attacco? Ma dove? Che fa salire la squadra lui quando dovrebbe essere tutta la squadra a salire tramite uno schema, tramite, invece no. Quindi per me la colpa è dell'allenatore. E ripeto, io dico che tutti gli allenatori, pure un Capello, pure Del Neri, chiunque, se ha una squadra come la Juve, se ha una squadra completa come la Juve, è sicuro che vince ovunque, è sicuro. Solo Allegri, anche se avesse in campo Neymar, Messi, Suarez, Ronaldo, tutti, renderebbe una schiappa. Noi saremmo capaci di perdere pure non lo so, pure col Chievo, vi giuro, è così. Noi saremmo pure capaci di perdere col Chievo una squadra, perché Allegri non sa neanche dove mettere i campioni. Lui pensa soltanto che avendo i campioni può avere una sculata, che non è così, caro Allegri, perché in Champions te le suono, ti bacchettano. E io ripeto, se fossi Ronaldo me ne andrei. E ridico, ma chi te l'ha fatto fare? Un allenatore del genere non ti merita, non ti merita. Io spero che se ne vada via. Vi prego, che se ne vada via. Anzi, è arrivata anche un'altra notizia che magari ne parlerò in un prossimo video. Se poi farà piacere, mi raccomando, lasciate almeno 3 like. Guarda, 3 like, se voi mi lasciate 3 like almeno, io parlerò di questa notizia che dice che Allegri è in bilico per quanto riguarda la panchina, e i prossimi sostituti potrebbero essere Guardiola, Zidane o addirittura Deschamps. Se voi volete questo video e magari volete sapere la mia, mi raccomando, lasciatemi un like per vedere se vi piace se vi potrà piacere questo video. E ovviamente fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo nei commenti. Mi raccomando, noi ci vediamo in un prossimo video, soprattutto fino alla fine, forza Juventus. Ti prego Ronaldo, hashtag, vi prego, lanciamo questo hashtag. Ronaldo resta con noi. Portaci la Champions anche l'anno, per favore, abbiamo bisogno di te. Vi prego, hashtag Ronaldo resta con noi. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, spolliciate e soprattutto se volete seguitemi su Instagram, chriscubis_7. Ciao ragazzi!